Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, innanzitutto mi scuso per il ritardo mostruoso che ho accumulato nelle recensioni perché prima sono stata via, poi quando sono stata a Torino per il Salone del Libro, poi quando sono tornata, in realtà c'erano talmente cose da fare a livello lavorativo, ma anche a livello proprio personale, che comunque non solo non sono riuscita a leggere granché, ma diciamo che non sono riuscita ovviamente nemmeno a fare video. Allora, oggi è una puntata di una nuova puntata di una rubrica che molti mi hanno chiesto e devo dire che mi ha fatto un sacco piacere perché poi alcune ragazze mi hanno contattato in privato e mi hanno chiesto quando ci sarebbe stata la prossima puntata delle nuove entrate nella mia libreria, perché io ero rimasta ferma a marzo e ovviamente quella di aprile è saltata, quindi facciamo direttamente quella di maggio, che però comprende i libri di aprile. E quindi queste sono le nuove entrate nella mia libreria di aprile e maggio. Io mi guardo intorno e sono spaventata, perché le pile di libri sono praticamente tre, anzi due e mezza a seconda dell'altezza di una pila, e perché ho ricevuto veramente tantissimi libri. Allora, ho ricevuto tantissimi libri per recensioni, in più alcuni li ho comprati ovviamente a Torino, altri ho fatto un ordine per la prima volta dal libraccio, e infatti vi volevo dire questa cosa, che io ho una ragazza dolcissima, simpaticissima, di Bookland, Viaggiando nei Libri, che è un blog letterario molto seguito, di cui vi metto il link qui sotto. Lei praticamente un giorno eravamo noi con altre blogger, ci incontriamo tutti, non tutti i mesi, però più o meno ogni mese, ogni 2 o 3 mesi, quando riusciamo, alla Feltrinelli per discutere di libri. Infatti ci siamo conosciute la prima volta alla presentazione di Lara Adrian alla Feltrinelli, e da allora ci riuniamo ogni tanto, ed è una cosa che devo dire mi mancherà moltissimo quando mi trasferirò. E quindi lei un giorno stavamo parlando e mi ha parlato del sito del libraccio. Io il libraccio lo conoscevo, però sapevo anche di questa quota del libruzzato al 50%, però in realtà quello che non sapevo è proprio l'assoluta, come posso dire, quanti titoli ci sono, ma proprio anche titoli di libri appena usciti, quindi titoli nuovissimi, tutti scontati al 50%. Quindi io ci sono andata e sono impazzita, anche perché c'erano, oltre, vabbè, i reminders che danno comunque al 50% anche se sono nuovi, poi ci sono un sacco di libri, ma anche appena usciti da poche settimane. Io per esempio ho trovato praticamente tutti quelli di Newton Compton, che già costano pochissimo, 9,90, in più scontati, li ho trovati tutti a 5 euro, quindi si può fare veramente man bassa. Libri nuovi che comunque la gente legge una volta e poi vende, ed è bellissimo. Infatti ho fatto il primo ordine e purtroppo mi è arrivato quando stavo a Torino, quindi non ho avuto, diciamo, il piacere di scartarlo, perché secondo me una delle cose più belle di quando ti arrivano i libri è quando li devi scartare. Però non farò un altro ordine presto. Comunque, ve lo consiglio vivamente, andate sul Librazzo, fatevi una bella lista, sicuramente se siete dei lettori accaniti avrete la vostra wishlist, e cercate i libri, che secondo me li troverete tutti in versione usata, e non lasciatevi spaventare, perché comunque loro sono molto esigenti quando si tratta dell'usato, quindi non comprano solo libri in ottime condizioni. Infatti ora li vedrete, a me quelli che sono arrivati sono praticamente nuovi, cioè stentavo a credere che fossero usati, sinceramente. Allora, mi vedete in questa mise perché qua fa già caldissimo, si muore. Io ho abbassato la tapparella di là perché mi veniva tutta la luce da dietro, quindi non avreste visto niente, però comunque sono a piedi scalzi in pantaloncini perché si muore di caldo. Allora, iniziamo con i libri. Allora, voglio iniziare con uno che vi faccio vedere prima un po' le pile, così faccio spaventare anche voi. Allora, ci sono questi. Ora non so, forse questa puntata la spezzetterò in due perché ho visto che ho già quasi raggiunto i 5 minuti di 100 minchiate come mio solito, quindi magari non mi basterà il tempo. Questa è una pila. Questa è un'altra pila. Oddio, e questa è l'ultima. Allora, voglio iniziare con un libro che mi è arrivato oggi. Oh! Ops, vabbè, voglio iniziare con un libro che mi è arrivato oggi e con il libro che sto leggendo adesso. Allora, il libro che sto leggendo adesso, tenete conto che appunto andrò veloce, magari faccio solo una presentazione veloce, tanto poi i più belli di questi saranno recensiti, quindi ne sentirete parlare più approfonditamente. Se non ne sentite parlare, vorrebbe dire o che non ho avuto tempo,
o che è una cagata. Se non ho avuto tempo, però il libro è bello, troverete la recensione sul blog www.rossellamartelli.com. Altrimenti è una cagata. Quindi voi sapete, io non è che non parlo male dei libri. Io non, cioè, mi piace parlare soltanto dei libri che mi piacciono, perché quelli brutti, secondo me, non meritano nessuna pubblicità in nessun senso. Allora, il libro che sto leggendo adesso me l'ha mandato l'autrice, che è la grandissima Paola Calvetti, che per gli amici di Bari sarà ospite il 13 giugno in Feltrinelli, ed è Olivia, ovvero La lista dei sogni, edito Mondadori. Lo sto leggendo e vabbè, già mi è incantata, perché è una storia proprio, diciamo che mi rivedo moltissimo nella protagonista, perché praticamente la protagonista è una ragazza poco più che trentenne, vabbè io ho ancora 30 anni li devo fare, quindi almeno questo, che viene licenziata da dall'ennesimo posto di lavoro e quindi si ritrova a fare un bilancio della propria vita, un bilancio triste perché si rende conto che la maggior parte dei suoi sogni non si sono avverati, e però nonostante questa tristezza iniziale, poi è un libro veramente pieno di speranza, è un libro che fa sognare, anche perché poi c'è comunque anche una storia d'amore molto, molto non originale, però molto fresca, molto pulita, è adatta per far sognare le più romantiche, ed è un libro che parla della serendipity praticamente in inglese. Non so se qualcuno di voi ha visto l'omonimo film qualche anno fa, è uscito, e serendipity praticamente sono, se non ho capito male, quelle persone che comunque sono serendipity sostanzialmente è il destino, quindi quelle cose, quelle persone che siamo destinati comunque ad incontrare, che sfioriamo per tutta la vita e che in un certo senso ci appartengono, anche se non, magari non le incontriamo subito, però sono destinate a noi, quindi siamo destinate ad incontrarci. Un concetto sicuramente molto romantico, come romantico il libro, e questo ve lo consiglio, ve lo posso già dire perché lo sto già leggendo, quindi l'ho quasi finito. Olivia, ovvero La lista dei sogni possibili. Non so dove devo mettere più i libri perché ho la scrivania piena. Poi questo mi è arrivato oggi, l'avevo chiesto alla Corbaccio perché secondo me è un thriller spettacolare. Quando ho letto la trama, la sinossi, mi è piaciuto tantissimo, ed è, tolgo la fascetta, anche se qua dice, un thriller torbido e sensuale che scava nei labirinti del desiderio e della disperazione, un gran bel romanzo. Io, Anna. Ovviamente qua c'è l'effetto videospecchio di Elsa Lewin. È una donna abbandonata dal marito, un poliziotto ferito dalla vita, una vittima tradita da un incontro. Vi leggo la sinossi, questo è sicuro come la morte che mi piacerà e sicuro che lo recensisco. Allora, abbandonata dal marito e relegata in un modesto appartamento newyorkese, Anna Wells, garbata, colta e disperata donna di mezz'età, frequenta party per single, scopo affettuosa amicizia. Una sera segue George, appena conosciuto, nel suo appartamento. Su quello che succede dopo ha un blackout totale, ma di certo è l'inizio di un incubo. Bernie, ispettore di polizia malinconico in crisi con la moglie, incrocia sulla scena di un brutale omicidio l'enigmatica Anna e si appassiona al suo sguardo intenso e dolente. La cerca nei giorni successivi, ma quando si incontrano lei non ricorda nulla della notte in cui lui l'ha notata. Intanto le indagini procedono e l'intuito poliziesco di Bernie combatte il suo desiderio di amore e condivisione, mentre il mistero sepolto nella mente di Anna incomincia piano piano ad emergere. Quindi sostanzialmente si tratta di un thriller molto particolare, proprio perché ora la sinossi del libro è un po' diversa da quella che avevo letto io, perché comunque in questa sinossi c'è questa donna che passa la notte con quest'uomo poi viene trovato ucciso e lei non ricorda nulla, addirittura non ricorda nemmeno di essere stata nel suo appartamento. Quindi del resto la copertina è fantastica. Io, Anna, di Elsa Lewin, e quindi questo è un altro. Poi, allora, passiamo velocemente a un acquisto che ho fatto a Torino, ed è appunto Torino gialla e nera. Voi sapete, non so se lo sapete, però nel caso vi informo che da settembre mi trasferisco a Torino, sto cercando casa e forse l'ho già trovata, e questo in realtà mi serviva sia perché volevo ambientare una storia, una cosa che sto scrivendo a Torino, sia perché comunque si fa un tanto parlare di Torino città magica eccetera, e quindi qua parla di tutti i misteri, di tutti i casi gialli e anche neri, quindi roba soprannaturale successi a Torino nel 900
1900, credo, forse spazia delitti, misteri insoluti, clamorosi casi giudiziari che sconvolsero l'Italia ed ebbero come scenario la metropoli subalpina e il Piemonte. Quindi bello, questo mi è piaciuto, tra l'altro l'ho pagato un cavolo, ecco perché appunto l'ho preso dal Libraccio, allo stand del Libraccio lì in fiera e mi è costato 5 euro, quanto costava 10 originariamente. Poi, allora, questo libro anche l'ho avuto dall'autore, non so assolutamente nulla, mea culpa, però essendo un thriller ed essendo Wanda, che mi piace molto come casa editrice, sento che mi piacerà e si chiama La notte del gatto nero di Antonio Pagliaro. Non so, questo qui è un'incognita, per cui, a parte che conosco l'autore, vabbè, ci ho parlato, simpaticissimo, l'ho conosciuto su Facebook, però se qualcuno mi sa dire un po' se ce l'ha, se l'ha letto, cosa ne pensa, lo scrivo qui sotto, anche magari per le persone che vedono il video e ne vogliono sapere di più. Poi, questo è un libro che avevo sempre voluto e l'ho preso dal Libraccio sempre, però questa volta dal Libraccio, dall'ordine che ho fatto online. L'ho pagato con lo sconto 5 euro ed è Io amo Andersen. Andersen, vabbè, per chi non lo sapesse, ma penso che tutti lo sanno, è lo scrittore danese che ha scritto La Sirenetta. E queste praticamente sono le fiabe di Andersen con uno scritto, sarà una prefazione, di Eugenio Montale. E sono felicissima perché lo volevo da un sacco di tempo, questo qui. Poi, allora, un altro libro, che anche questo lo cercavo da un po', addirittura una volta l'avevo ordinato nuovo dalla Feltrinelli online, però dopo avermi fatto aspettare diverse settimane per l'ordine, mi hanno scritto dicendomi che non era disponibile, quindi non lo so, magari l'avevano esaurito, poi l'avevo sempre trovato in giro, ma o non avevo i soldi per comprarlo, o comunque aspettavo gli sconti, perché io ormai preferisco comprare sempre online, sia perché trovo tutto, sia perché comunque voglio gli sconti, perché lo sapete che c'è fisso lo sconto sui siti online. Io per esempio mi rifornisco della Feltrinelli, c'è fisso su tutto il 15%, quindi ne deriva che non mi conviene assolutamente comprare in libreria. E questo qua è Brunonia Berri, La lettrice bugiarda, Garzanti. Ecco, costava 11,90, l'ho pagato 5,95, quindi 6 euro a farone. Sono i Garzanti, quelli, gli elefanti best seller. Questo era usato, ragazzi, è praticamente nuovo, quindi non vedo l'ora di leggerlo, anche questo qua. Poi, questo è un altro libro, questo invece l'avevo richiesto alla Garzanti, perché è un altro thriller, ci sono tantissimi thriller, perché io amo i thriller, meglio se hanno una componente romance, comunque sia thriller, basta che sia thriller, per me va bene. Ed è, io l'adoro, lei è Sofia Anna, ora mi sfugge, sono scandalosamente non preparata per questo video, però non ne ho avuto il tempo, e praticamente lei è Sofia Anna, ha scritto un sacco di libri, La culla vuota, no, La culla buia è questo qua, faccio confusione perché poi quando si legge tanto si fa veramente tanta confusione, e niente, però è un'autrice veramente brava, perché i suoi thriller mi sono rimasti impressionati, nonostante non ricordo i titoli, ma poi ricordo sempre i nomi, quindi Sofia Anna è un nome di spicco. Ah, Non è mia figlia, era quello che avevo letto io, c'è scritto qua, ed è veramente bellissimo perché ti fa venire la tachicardia, e quando lo leggi di sera è meglio non leggerlo di sera, però io lo faccio perché è proprio quello il gusto. Questo credo che me lo porterò al mare, boh, vedo, magari lo leggo sul lettino in spiaggia, così ho meno paura. Ed è La culla buia di Sofia Anna Garzanti, è uscito anche questo da poco. Vediamo cosa dice la sinossi. L'incubo inizia sempre nello stesso modo, è stata una lunga nottata, il pianto del neonato intermittente, la stanchezza che ti attanaglia gli occhi, ma finalmente alle prime luci dell'alba il bambino si è addormentato. Piccola parentesi, questa sembra una mia amica che ha da poco avuto un bambino, quindi di queste cose non me ne intendo personalmente, però dai suoi racconti, diciamo, ecco, non sono bei periodi. E tu sei crollata dalla stanchezza. Solo pochi minuti, appena riaperti gli occhi, sei subito corsa verso la culla per vedere le sue manine perfette, paffute, protendersi verso di te. Ma il piccolo è immobile, lo tocca e non respiri più. Non respira più. Oddio. Sono stonata, non respira più.
Quindi questo, La culla buia, anche questo, bellissima copertina. Io amo le copertine ben fatte, soprattutto quando, come in questo caso, rispecchiano il contenuto del libro, perché c'è da dire che alle volte noi lettori ci sentiamo veramente presi in giro, perché leggiamo romanzi dove praticamente la copertina e il titolo non c'entrano un emerito cavolo con il contenuto del libro. Quella secondo me è una vera e propria truffa, perché comunque si cerca di vendere un prodotto decantandone, dicendo il falso appunto, quindi secondo me dovrebbe essere punita, come viene punita la pubblicità menzognera, almeno dovrebbe essere punita, così dovrebbe essere punita con i libri, che magari veramente, alle volte anche la sinossi, non c'entra assolutamente nulla, comunque non è questo il caso, La culla buia. Ora, io direi, siccome questo video ha già raggiunto 15 minuti e non mi piace essere pesante, anche perché poi diventa difficile caricare il libro, io vi saluto e adesso, subito dopo, registro la seconda parte, la seconda puntata delle nuove entrate nella mia libreria, questa volta aprile e maggio insieme, e infatti si vede perché i libri sono un bordello. A presto, alla prossima, quindi un bacio, ciao!